Allora, buonasera a tutti dal Palacus Super Basketball in diretta streaming sul canale Facebook di Super Basketball, appunto, per questa prima gara casalinga del Cus che è il derby genovese DC Silver il primo del 2019 qui al Palacus tra appunto Cus Genova e Ardita Juventus, due squadre che hanno chiaramente diverse situazioni di classifica, decisamente separate, forse meno che l'anno scorso, magari perché CUS non è in testa alla classifica quest'anno. Andiamo a leggere la classifica appunto. Dopo 12 turni e 11 partite disputate per tutti, tranne che per il CUS, ci sono Spezia e Sarzana in testa con 20 punti, Tiguglio e CUS con 16, Tiguglio davanti per la vittoria nello scontro diretto proprio qua a Genova. Pallacanestro Vado 12 Pegli e Sestri, 10 punti, recco 6, ospedaletti Chiaveri, appunto Ardita Juventus, due soli ehm, Chiavari, 4 punti. Eh, Ardita Juventus, due soli punti ottenuti. Però, proprio nel turno scorso, a spese di Pallacanestro Vado. Eh, una partita che, eh, diciamo, forse è stata la sorpresa della giornata passata. Ehm oggi si giocano altre gare c'è cioè appunto eh, in corso ospedaletti già da 40 minuti ospedaletti Pegli eh, è cominciata da circa mezz'ora, pallacanestro vado Sarzana e domani si giocheranno anche le altre due gare cioè Proreco Sestri e eh, Aurora Chiavari, Tiguglio Sport Team, Riposa Spezia e quindi Sarzana ha l'occasione di rimanere da sola al comando se Oggi vincesse Avado, eh, le due squadre come dicevo arrivano in situazioni completamente diverse: 20 punti il CUS, 2 punti l'Ardita. Ma la situazione psicologica degli ospiti oggi è sicuramente è una delle migliori. Eh, perché eh, appunto la settimana scorsa è arrivata la prima sudatissima vittoria, anche forse un po' insperata vista la situazione. Eh, fino a quel momento con solo i rifarti gialli per la squadra di Coach Chiesa. Andiamo a vedere chi scende in campo oggi per le due squadre e, eh, da par. Cominciamo ovviamente con il CUS di Pansolini e Taverna che schiera. Eh, Stefano Valefoco con il numero 3, Matteo Bianco con il numero 4, Tommaso Pampuro con il numero 7, Marco Ruffurco con il numero 9, Lorenzo Costa Curta con il 10, Nicola Valefoco con il numero 11, Angelo Bedini con il numero 12, Niccolo Zavaglio con il numero 13, Davide Ferraro con il numero 14 e eh, cosa importante, vediamo finalmente con le scarpe e eh, la divisa, Marcello Maggiore con il numero 33, fermo ormai da mesi e mesi questa potrebbe essere la giornata del rientro anzi probabilmente lo sarà e invece per l'ardita risponde eh, una formazione che cercherò di darvi in ordine di numero anche se l'ho avuta all'ultimo momento vediamo un po' mi ci spicherò un po' allora con il numero 3 c'è Andrea Lotti con il numero 4 Giacomo Carena poi abbiamo con il 7 Emanuele Frigerio con il eh, 14 Matteo Dall'Orso, con il 15 Pietro Mancini, con il 16 Tommaso Ferraris, con il 19 Alessandro Pietronave, con il 22 Alberto Patti, con il 23 Filippo Cebasco, con il 29 Andrea Ferrari, con il 32 Luca De Marte, con il 51 Federico Strocchio, ovviamente c'è cioè, Coach Chiesa in panchina, la panchina bianco-blu arbitri Luca Razzuagli di Rapallo, Alessandro Mariani di Genova segnapunti Marta Lambardi di San Miniato di Genova cronometrista Francesca, Maria Francesca Furolo di Genova 24 secondi Davide Scala, sempre di Genova e allora siamo pronti per partire, mancano 40 secondi alla Palla 2 e vediamo come inizierà questo derby genovese. Intanto vediamo chi scende in campo. Ci sono già in campo per l'Arditta, Dall'Orso e Ferrari. Poi abbiamo anche Cevasco, eh, Pietro Nave e con numero 22, eh, Alberto Patti. Per Cus abbiamo Marco Dufour, Nicola Vallefuoco, Davide Ferraro. Nicolo Zavaglio e Stefano Vallefuoco. Più tardi ci sarà anche una partita di Serie D qua che vi trasmetterò. E poi parliamo anche un attimo della sovrapposizione nel roster tra Cus e Scat che sarà protagonista della partita della Serie D. Allora, più tardi Intanto la palla 2 l'ha alzata l'arbitro Arezzo Agli, l'ha recuperata l'Ardita che attacca con Cevasco, si va dall'Orso, Pietro Nave gira intorno a Dufour, attacca, poi scarica, la palla arriva a Ferrari fuori dall'arco, Cevasco, Ferrari si prende il tiro dalla lunghissima distanza, non arriva al ferro. Tocca la struttura il pallone, rimessa per il Cus, niente di fatto nella prima azione. L'attacco dell'Ardita, scende Stefano Vallefuoco, ha scambiato con Ferraro, aspetta il compagno, poi attacca la palla, sbatte nel piede di Ferrari, quasi la perde, recupera la palla il Cus, Ferraro trova Nicola Vallefuoco che si alza. E in controtempo segna i primi due punti di questa partita. 2-0 per il Cus. Nicola Vallefuoco dopo circa un minuto di gara. Attacca a destra l'Ardita con Ferrari. Ora va in arretramento. Evita la difesa di Dufour. Andrea Ferrari. Due punti per lui. Pareggia. Questo derby attacca Zavaglio, cerca Dufour, poteva forse concludere. Invece, la palla è stata rubata dalle mani dei ragazzi in maglia bianco-nera oggi. E l'Ardita può attaccare per passare in vantaggio. Dentro Pietro Nave, cambia mano, porta a casa il fallo di eh, Zavaglio primo fallo ovviamente di Niccolò Zavaglio vai Lunetta Pietronave segna il primo 3 a 2 Ardita diventano 4 con la seconda realizzazione a cronometro fermo Ardita avanti di due punti in questo inizio di Derby, Dufour, prova a scaricare, invece arriva il fallo direi di, di Dall'Orso, primo fallo anche per lui, palla fuori per Ferraro dopo la rimessa, Stefano Vallefuoco attacca, poi si ferma, gli ruba la palla a Cebasco, anzi la porta... Alla palla 2, buon per il Cus che la freccia, visto che la palla 2 iniziale era stata a favore dell'Ardita, adesso era a favore di Cus, quindi sarà ancora rimessa bianco-rossa, però troppo presto la rimessa di Dufour per Nicola Vallefuoco che perde palla, Pietro Nave, c'è il pressing in Cussino, battuto col passaggio oltre a metà campo a Ferrari, si va nell'angolo da Dall'Orso. Eh, Patti per Cevasco ancora il tiro dalla lunga di Ferrari che non va rimbalzo di Stefano Vallefuoco tentativo di lanciare il contropiede, che però è intercettato da Pietro Nave dall'orso non trova il canestro. Trova il palo, corre. Nicola vallefuoco liberato. Ferraro. Che però sbaglia, l'appoggio nulla di fatto. e Poi arriva il fallo, di Stefano Vallefuoco. Su Cevasco, errore. Quando sembrava che il Cus avesse praticamente due punti. In tasca, errore. Poi che è costato anche il fallo di Valle Buono! Il movimento della palla per battere. Il pressing. Non riesce a segnare patti. Corre con dopo un dietro schiena a Zavaglio. Serve Dufour, subito la palla sotto a Ferraro, tra i piedi di Ferraro, la palla schizza fuori. Non l'ha fatto anche stavolta. Si lamentano un po' per un contatto, ma è rimessa per l'Ardita. Porta la palla a Pietro Nave, oltre la metà campo. È davanti a sé Nicola vale a fuoco, poi va di nuovo dietro. Adesso la palla è a Cevasco, Patti. Attende l'arrivo di Dall'Orso. Dall'Orso attacca Zavaglio. Poi scarica Percevasco. Non tira, stira ora dal mezzo angolo. Corto rimbalzo di Dufour. Si ferma Stefano Valefuoco prima di commettere infrazioni di passi. Attacca il Cusora, ora. 6.23 da giocare ancora l'ardita avanti di soli due punti. Ferraro stavolta liberato perfettamente da Zavaglio. Trova l'angolo giusto di mano destra e pareggia sul 4 a 4. Punteggio basso finora. Ferrari spalla canestro con Dufour, tira ancora in allontanamento. Stavolta non va, prima era riuscito. Ora Dufour trova, riceve la palla in transizione, poi non trova il modo di concludere. Allora si gioca. Difesa schierata, Zavaglio ha sfruttato il blocco di Ferraro, lo scarico per Nicola Vallefuoco, la tripla di Nicola Vallefuoco, prima bomba a segno della gara, porta il Cus per, in vantaggio per 7 a 4 massimo, vantaggio 3 punti, per dire com'è stata eh, equilibrata finora la gara. Cambia lato Ferrari, si va da Cevasco, cioè dall'Orso, dall'Orso davanti a sé Zavaglio, tira, poteva essere tripla se non avesse pestato la riga, ma sono solo due punti per dall'Orso, rimane avanti il Cus ancora, 7 a 6, ora attacca con Stefano Vallefoco che serve Zavaglio, quasi pasticcio, ha preso in contropiede, poi si gira, va a concludere, conclude segnando e col fallo anche di dall'orso ed è anche il secondo fallo dall'orso esce patti esce anche dall'orso entra col numero 16 eh, ferraris torna in campo anche dall'orso è andato solo a pulirsi le scarpe zavaglio va per l'enduan sul 9 a 6 per il CUS restano 9 a 6 con l'errore di, di Zavaglio rimbalzo per l'Ardita arriva Ferrari tira senza pensarci e infila la bomba senza veramente senza pensarci tiro ignorantissimo di Ferrari vale però il pareggio 9 pari quindi la scelta è valida Ora si prende la tripla Dufour, ma prima del tiro di Dufour c'è stato fallo in attacco sul blocco di Zavaglio che liberava Dufour, e il secondo fallo anche per Zavaglio. Esce Nicola Vallefuoco, esce Davide Ferraro ed ecco che torna in campo dopo l'infortunio al ginocchio anche Marcello Mangione e che lo sia la buona notizia per tutti gli appassionati di pallacanestro Ligure in attacco l'Ardita sul 9 pari possibilità ancora per i ragazzi di Chiesa di portarsi in vantaggio, buono l'attacco poi la stoppata che è la prima azione di Mangione al rientro e vale 2 punti in contropiede di Stefano Vallefuoco Fatto subito la voce grossa Marcello Mangione. Ora recupera ancora Palacus. Corre Nicola Vallefuoco Ma ci sono quattro maglie bianco-nere che gli impediscono di arrivare al ferro. E allora si va dal fratello che scarica per Dufour nell'angolo. La tripla dall'angolo di Dufour. Non proprio dall'angolo angolo. Ma posizione da cui Dufour può essere micidiale, come sappiamo. E siamo a 14-9 Cus. Massimo vantaggio per i biancorossi contro un'ardita che comunque non sta demeritando ora fallo di Nicola Vallefuoco su credo su Dall'Orso primo fallo di Vallefuoco Nicola ha ah, un fallo anche il fratello Stefano ma... <coughs> commesso qualche minuto fa dietro nave per Cevasco Cevasco cambia con Dall'Orso Ferrari finta il tiro poi la palla arriva dall'orso che si alza al centro dell'area non trova la rettina si va dall'altra parte del campo con Nicola Vallefuoco che lascia Dufour Dufour non riesce a trattenere la palla allora, recupera dall'orso, vede libero Ferraris che alla fine riesce ad andare a segnare molto bene Ferraris entrato da poco Segna i suoi primi due punti, accorcia le distanze per l'Ardita. 14-11 Cus. Palla bella sotto per Costa Curta, era rimasto con Dall'Orso. Sfrutta i centimetri Lorenzo Costa Curta. 16-11 Cus. Ruba quasi palla Stefano Vallefuoco, ma può continuare l'azione dell'Ardita. Nell'angolo si prende la tripla anche Pietro Nave, scheggia il ferro. Nicola Valafuoco può accompagnare la palla mentre esce dalla linea di fondo, altro cambio per l'ardita, esce Cevasco, entra con numero 4, Giacomo Carena, classe 2001, il più giovane dei ragazzi portati oggi in campo da Coach Chiesa, proprio Carena che fronteggia Stefano Valafuoco e porta la palla, ora hanno scambiato anche Mangione, Dufour c'è un blocco di Costa Curta che libera per il tiro Nicola Vallefuoco e sono altri due punti per lui, già eh, quota 7 in questo primo quarto Cus avanti di 7 punti ora massimo vantaggio 18-11 Malardita può accorciare si va dall'orso dall'orso, trova sotto Ferraris, ancora Ferraris esita poi scarica per Dall'Orso la bomba di mentre scadeva il tempo riesce anche a recuperare la palla sul rimbalzo Ferrari si può ancora attaccare l'Ardita un'altra occasione per gli ospiti buono movimento di Carena poi non riesce a spingere la palla nel terzo tempo sul contrasto di Stefano Vallefuoco la palla resta lì può ritornare in attacco il Cus Dufour aspetta il blocco di Mangione, Sporta via la palla, la scarica di nuovo a sinistra, dove è liberato Stefano Vallefuoco non va la tripla, riesce a recuperare comunque Ferraris, la palla prima che esca dal campo, sarebbe stata del Cus, probabilmente, invece l'Ardita può attaccare di nuovo sul meno 7 con Pietro Nave, Ferrari, con Ferrari Ferraris e Ferraro, è uno sciogliere lingua per me oggi, si è preso la. Tripla anche Ferraris eh, non è andata, di nuova azione per il Cus sul più 7 con 40 secondi. Da giocare. Ancora, non sarà ovviamente l'ultima azione. La conclude Nicola Valefuoco senza trovare punti. Rimbalzo Ardita 27. Secondi ora in questo primo quarto. Ancora bella palla sotto di Dall'Orso per Carena che la vede all'ultimo non riesce a trattenerla con le due mani gli sfugge era una bella palla sarebbe andato a concludere indisturbato quasi combina un pasticcio Dufour quasi non se ne accorge neanche resta la palla a Cus mancano 14 secondi è spento il cronometro dei 24 perché si va per l'ultimo tiro palla sotto per Dufour esce Ferrari e commette fallo su Dufour è il secondo fallo di squadra, quindi rimangono 5 secondi per l'attacco. Cussino, rimessa dal fondo che effettuerà Costa Curta, riceve Mangione, Mangione per Dufour. Dufour deve tirare lo scarico per Stefano Vallefuoco, che trova la bomba della staffa Stefano Vallefuoco. Arrotonda decisamente il vantaggio Cussino sul 21-11 in questo primo quarto, un vantaggio che si è dilattato proprio negli ultimi minuti perché fino a, fino a tranquillamente oltre a metà del quarto l'Ardita è rimasta attaccata nel punteggio e proprio con questa tripla di Stefano Vallefuoco che diciamo <coughs> essendo realizzata proprio l'ultimo secondo eh, cristallizza così il punteggio. I biancorossi di casa si portano sul più 10 ed è il loro appunto massimo vantaggio. Allora, vediamo un attimo i tabellini: eh, ci sono 5 punti di Stefano Vallefuoco, 3 di Marco Dufour, 2 di Lorenzo Costacurta, 7 di Nicola Vallefuoco, 2 per Zavaglio e 2 per Ferraro. In campo Ordita hanno segnato solo in quattro, mi fanno un favore perché faccio prima. Ci sono due punti di Ferraris, 5 di Ferrari, 2 di Pietronave, tutti dalla lunetta, 2 di Dall'Orso. e Veloce controllo per verificare se, direi di sì, li ho contati tutti. Bene, 21-11, perfetto. Quindi vediamo come si svilupperà questo secondo quarto. Chiaramente il pronostico era già favorevole per il CUS. Diciamo la speranza di Ardita è sempre quella di tenere la partita aperta e, e approfittare eventualmente di qualche momento di, di rilassamento de, del CUS, eh, che però ha una missione: deve recuperare quattro punti alle squadre spezzine. Due chiaramente sono dovute a una sconfitta in più, due al riposo, però eh, non può perdere punti per strada, specialmente in casa. Quest'anno ne ha già persi quattro in casa, che è veramente una cosa eh, che nelle ultime stagioni non si era quasi mai vista fermato Pietronave che attaccava il ferro si prende la tripla dall'orso sul prosegue dell'azione non va il rimbalzo di Dufour che lancia Zavaglio Zavaglio corre poi si fa rubare la palla da Ferraris molto positivo il 95 dell'ardita lo scarico per Ferrari carena Porsche 2001, come vedete, tiene campo tranquillamente. Altro tiro dalla lunga di Ferrari. Intanto è entrato Pampuro nel CUS con il numero 7, l'avete visto servire Costa Curta, si va vale nell'angolo da Dufour. E ancora stavolta proprio dall'angolo. Marco Dufour mette il suo solito sigillo dai 6, 75. Pietro Nave palleggia. Massimo vantaggio CUS intanto, 24-11. Più 13. Pietro Nave riceve da Ferrari. Si sì, libera centro area bene. Poi conclude però un po' violento il sottomano di sinistro. Ora Pampuro attacca poi lo scarico ma capisce tutto. Pietro Nave riesce anche a recuperare la palla. Ferrari vede Carena libero. Non esce Mangione per impedirgli la tripla. Tira Carena. Non segna avuto comunque la giusta scelta di tirare visto che via è stato lasciato lo spazio anche se il risultato non è stato buono ancora si alza dall'arco stavolta da due punti però era Mangione sbaglia il primo tiro che si prende Mangione non va può ripartire l'ardita Pietronave Ferrari non ci pensa due volte primo ferro però non è supportato dalle percentuali. Dall'altra parte corre Costa Curta. È arrivato Ferrari. Gli ha impedito di segnare. Poi si è preso il rimbalzo. Costa curta. E ora l'arbitro Arezzo Agli. Eh, chiede di aspettare perché c'è fallo di, di credo di Pietronave. Se non ho visto male. Non sono sicuro se è alzato l'uno o il due direi che è pietronave perché altrimenti sarebbe secondo fallo di Ferrari quindi Ferrari che esce peraltro in questo momento sono vari cambi sono entrati cevasco dall'orso ed è entrato anche col numero 51 strocchio per il kus è entrato Ferraro. Ehm, al posto di dufour è proprio Ferraro che riceve lo scarico per Pampuro la tripla di Tommaso Pampuro Due triple del Cus in questo secondo quarto, e ancora a secco l'ardita, 27 a 11. 27 a 11 per il Cus, più 16, ora il divario comincia a diventare difficile da recuperare. Tenta un passaggio difficile dall'orso. Berno Luc di Pampuro per Nicola Vallefuoco, e quindi assist per Pampuro, e, e due punti per Nicola Vallefuoco nell'appoggio a Canestro in contropiede 29-11 ora e la partita sta girando decisamente a favore dei padroni di casa Strocchio davanti a sé, Costa Curta serve Cevasco che stoppa la palla con una mano poi cerca ancora Strocchio aveva dietro di sé Costa Curta ha cercato Costa Curta di rubare palla ha commesso fallo secondo l'arbitro Rezzo e primo time out della partita dopo 13 minuti e 11 secondi di, di gioco sul 29-11 per il CUS si torna alle panchine per qualche secondo di pausa e di briefing degli allenatori chiaramente i 18 punti di vantaggio ora del CUS sembrano abbastanza rassicuranti per la squadra de, di, di casa il eh, vantaggio che si è appunto dilattato di, a cavallo dei primi, degli ultimi minuti del primo quarto e dei primi minuti di questa seconda frazione che se prosegue così manderà il CUS all'intervallo lungo eh, diciamo con una partita apparentemente in discesa deve reagire l'Ardita abbastanza velocemente se non vuole che Ancora ferma, non ha segnato in questi 3 minuti e 11. Soprattutto eh, quindi è bene che sblocchi il punteggio e lo accorci. Se vuole tenere un po' di pressione ai biancorossi, la rimessa è stata effettuata da Cevasco. Si va a Carena. Carena sul di lui difende Nicola Vallefuoco. Si era preso lo spazio per il tiro, non ha avuto il tempo di farlo. Strocchio attacca, spalla al canestro esce a concludere di destro con l'opposizione di Ferraro non va, rimbalzo. Cus squadra bianco-rossa che ora si affida a Nicola Vallefuoco che arriva fin sotto al ferro, poi non trova i due punti corre dall'altra parte, c'è Vasco si ferma, torna indietro muove la palla, ora l'ardita si va da carena, Strocchio rolla verso il centro dell'area Attacca dall'orso, linea di fondo, si torna in punta da Cevasco, liberato Cevasco, corta però la tripa di Cevasco, non va, Zavaglio brucia tutti, servito Ferraro, due punti di Ferraro, c'è anche, direi decisamente, il fallo. Fallo del numero 23, Cevasco. Primo fallo per lui, buoni... Buoni movimenti in questa azione di contropiede per il Cus, sfruttano tre punti di Ferraro e one con la realizzazione del libero Ferraro che sale a quota 5 nel tabellino della gara, classe 99. Strocchio trova nell'angolo libero Carena, si prende lo spazio Carena, bene, eh, sono tre punti per lui, aveva già fatto questo movimento prima, non aveva trovato proprio lo spazio, il tempo sufficiente per concludere, stavolta ha trovato lo spazio e il tempo per piazzare la bomba che vale... Il meno 18, intanto attacca Zavaglio a centro area, c'è il fallo di Ferraris. Su Zavaglio, Zavaglio va in lunetta, intanto esce dall'orso, entra Frigeri, ehm, scusate, eh, Lotti per, per l'ardita nel campo Cussino, è uscito Costa Curta ed è entrato, esordio la partita. Matteo Bianco, numero 4. Segno il primo libero di Niccolo Zavaglio, che aveva sbagliato prima in occasione del suo tentativo di Anduana, Stavolta segna il primo, sbaglia il secondo è il rimbalzo però di Ferraro. E Ferraro rimpingua il suo bottino e riporta il Cus avanti di 20 punti, 34 a 14. Lotti, il sottomano di destro, prende il rimbalzo a strocchio. Sull'errore di Lotti, il fallo credo di Ferraro, esattamente. Fallo di Ferraro, manda in lunetta Federico Strocchio. Sono sia Ferraro sia Strocchio, sono 2.99. Due tentativi. A cronometro fermo per Federico. Sbaglia il primo. Corto anche il secondo, rimbalzo di Zavaglio che serve subito a Nicola Vallefuoco dall'altra parte, deposita di sinistro Nicola Vallefuoco, altri due punti per lui sono già 11 e per il Cus valgono il più 23, 37-14, partita che sta, temo per l'ardita scivolando pericolosamente, via. Intanto un altro tentativo dall'arco di Carena che non va. Corto dall'altra parte, Nicola Foco Trova lo spazio. Serve Ferraro, rientra su di lui. Cevasco da dietro. Forse il tocco con la mano sulla palla. Col corpo. Rovina addosso Ferraro. E quindi secondo fallo di Cevasco, mentre esce Ferraris ed entra di nuovo. Uh, Pietro nave. No, scusate, è entrato. Pietro Mancini col numero 15 tanto segna Ferraro il primo libero secondo tentativo secondo libero segno massimo vantaggio CUS 39 14 sono 25 i punti di scarto a questo punto con 4 e 25 da giocare ancora nella seconda frazione quindi eh... Rischio per Ardita se non blocca l'emorragia. Intanto bello l'appoggio di destro di Carena da quasi dietro al tabellone. Riesce ad allungarsi. Lui che certamente non è, non è altissimo trova l'allungo per depositare a canestro due punti. E intanto dall'altra parte mette la mano Cevasco sul palleggio di Pampuro. Riesce a riconquistare palla per l'Ardita. Rimessa di... Lotti Carena Cevasco Pietronave scambia con eh, scusate Mancini scambia con Strocchio Strocchio servito si libera della difesa di Ferraro e va a appoggiare con tranquillità i due punti che sono i primi della sua gara valgono il meno 21 ha recuperato qualcosa l'ardita Pampuro. Scarico per Bianco. Pampuro di nuovo dall'arco. Stavolta non va. È il tentativo di tap di Nicola Vallefuoco. Lotta Ferraro. Sbaglia anche Ferraro. Recupera ancora il rimbalzo Nicola Vallefuoco. C'è il fallo. Il fallo di Carena. Esce Cevasco. Torna in campo Ferrari per l'ardita. E quindi... Sono in campo Ferrara e Ferrari. Bene. Meno male che Ferrari sia in panchina. Abbiamo già i due Vallefuoco, di cui uno sta segnando il primo libero e realizza anche il secondo. Nicola Vallefuoco, 41-18 per il Cus. 3-12 da giocare in questa frazione. Strocchio. Ferrari. Servito Lotti. Si alza dall'arco. Lotti. E tre punti per Lotti. Entrato da poco. Si iscrive al tabellino direttamente con una bomba. E torna a meno 20 l'ardita. Soglia anche un po' psicologica. Stefano Vallefuoco. Scarico per Bianco. Si alza Bianco dal gomito. Tira fuori... Fuori squadro, con un pasticcio, l'ardita sulla ripartenza, Ferrari serve l'otti che correva sulla linea laterale. Fuori, ovviamente. Pampuro, rimessa, cerca Bianco, riceve Bianco, marcato da Mancini, aspetta un compagno, arriva Stefano Valefoco, arriva sino davanti a Ferrari e che probabilmente tocca anche la mano no, il fallo però è di Carena non è di Ferrari fallo di Carena, secondo fallo e manda in lunetta Stefano Vallefuoco per il bonus eh, accumulato segna Stefano Vallefuoco primo viaggio in lunetta per lui eh, per ora 1 su 1 diventa 2 su 2 7 punti per lui e ruba a palla. Anche Stefano Vallefuoco su Carena, 4 punti nel giro di pochi secondi. In questo momento vola di nuovo il cus sul più 24 lotti. Supera la metà campo. C'è il fallo di Pampuro che gli correva a fianco, ha cercato troppo il contatto, primo fallo per lui 2-12 da giocare. Recupera la palla però il Cus sulla rimessa, brutte notizie per Coach Chiesa, buon per Lardita che sbaglia Nicola Vellefuoco, però Lotti cerca un tap out che trova la struttura del tabellone, esce Carena, applaudito perché ha fatto bene e torna in campo dall'Orso. Davide Ferraro alla rimessa per Nicola Vallefuoco, Pampuro, gira la palla, arriva in punta, esce Ferraro per il blocco, si alza Stefano Vallefuoco, Stefano Vallefuoco segna. 47 Cus 21 Ardita che dopo un inizio difficile seconda frazione, ora ha segnato un po' di canestri, ma comunque è stata decisamente lasciata indietro. Intanto Contatto tra Pampuro e Strocchio non fischiato, nulla di fatto, non ha segnato comunque Pampuro. Eh, Rimbalzo comunque del CUS che continua l'azione. Va Pampuro per la tripla e trova il fallo di Lotti che lo manda in lunetta per tre tiri liberi sul 47-21. Tommaso Pampuro, autore già di una bomba dall'arco, sbonato tentativo, sbagliato. Ora va in lunetta, lungo il primo libero. Tre punti appunto per lui nel tabellino finora. Per quella bomba segnata, era da due evidentemente, l'ho visto male. Segna il secondo libero. Fallo evidentemente aveva un piede sulla linea Pampuro, va a concludere Mancini. Intanto dall'altra parte Bianco in recupero commette fallo su di lui. Quando manca 1,08 alla fine della prima metà di gara, l'ardita va in lunetta con Mancini, segna il primo libero. 48-22 in questo momento e 23. Il secondo libero di Pietro Mancini. Stefano Vallefuoco. Davanti a sé, intanto è entrato con il 32 Luca De Marte. Pampuro. Nicola Vallefuoco si alza dall'arco, non va rimbalzo di Ferrari, la palla resta tra Ferrari e Strocchio, c'è fallo. Fischiato fallo a strocchio su questa palla diciamo, contesa per aria tra Ferraro e strocchio. il primo. Non sfrutta il primo libero Ferraro. A disposizione il suo secondo tentativo. Non va neanche il secondo, è il rimbalzo di Ferrari. Poi gli ruba la palla a Nicola Valefuoco. Allora ancora Cus in attacco con 14 secondi, ora 10. Si prende la bomba. A Bianco non va. Ferrari, vede il contropiede di De Marte. Si arresta De Marte. Arriva Lotti. Trovato a centro area Strocchio. Resiste al contatto di Bianco che però gli impedisce di segnare. Cerca di andare in mezzo a due. Stefano Vallefoco perde palla. Lotti fa saltare Nicola. Vallefoco, attacca il ferro. Bravo Lotti. Bel movimento. Va a depositare due punti, già 5 per lui. In questa. Seconda frazione, rimangono 12 secondi sul cronometro, ancora spento quello delle 24 secondi, anche in questa frazione è andata molto bene al CUS nell'ultima. Ancora Stefano Vallefuoco, forse alla palla finale, invece no, la palla va fuori per Bianco, che scheggia il fe primo ferro. Finisce qua la prima metà di questo derby genovese. E le due squadre vanno negli spogliatoi sul 48 a 25 per il CUS divario che è diventato ampio, non è il massimo vantaggio del Cus, che è arrivato anche a 25 punti, lunghezza di, di vantaggio, ma è comunque eh, un vantaggio considerevole che non sarà facile cercare di rosicchiare ai padroni di casa da parte dei ragazzi di chiesa. Eh, certamente eh, meglio l'ardita nella proprio all'inizio della gara, eh, però non è riuscita a tenere poi il passo del CUS negli ultimi minuti della prima frazione e quando perdi il contatto in queste situazioni, eh, piano piano il CUS ti, ti lascia dietro ed è quello che è successo, il punteggio è praticamente lievitato. Uh, soprattutto nella prima parte della seconda frazione l'Ardita è rimasta a lungo ferma nel punteggio e quindi uh, questo spiega il divario con cui sono andate negli sfogliatoi le due squadre uh, ho fatto due conti veloci allora posso darvi i tabellini salvo errori a metà gara quindi non vado in ordine di diciamo i punti segnati ma in ordine in cui ho i giocatori sul mio tabellino allora Stefano Vallefuoco ha 11 punti ci sono 4 punti di Tommaso Pampuro stiamo ovviamente parlando di Cus 6 punti per Marco Dufour eh, Lorenzo Costacurta ha 2 punti Nicola Vallefuoco è il miglior marcatore dei suoi con 13 eh, niente per Angelo Bedini che non ha neanche calcato il parquet problemi di schiena per Angelo Bedini da quanto capisco eh, giustamente non è il caso di utilizzarlo. Se non è necessario. Starà ai ragazzi di chiesa. Renderlo necessario eventualmente la seconda parte. Andiamo avanti. 5 punti di Zavaglio. E poi abbiamo Ferraro con 7 eh, punti. Eh, Dovrebbero essere giusti i miei punti. Eh, del cus, vediamo, dovrebbe essere anche un po' più facile da parte Ardita, allora sempre in ordine di come, di come ho iscritti io i giocatori, ho Mancini con due punti, eh, due punti anche per Strocchio, poi ci sono cinque punti di Lotti e tutti questi punti sono stati ottenuti in questa seconda frazione, così come i 5 punti di Carena, anche questi nel secondo quarto, mentre nel primo quarto di fatto si sono divisi perfettamente il tabellino perché ne avevano segnato Tommaso, Ferrari 6, 2 punti, 5 punti, Ferrari 2 punti, Pietro Nave e 2 punti dall'Orso. E a questo punto sono ben otto i giocatori dell'Ardita che sono andati a Referto sinora. Dunque, piccola pausa per me, giusto quei 3-4 minuti per uh, rifiatare un attimo. Uh, vi do appuntamento tra qualche minuto, ma non stacco il collegamento, quindi se volete lasciare aperto, la, volete lasciare aperto il collegamento, mi ritroverete eh, tra poco quando ricomincerò a parlare. A più tardi, Mo, non molto più tardi. Va bene, allora, sorso d'acqua, possiamo ripartire. È stato fischiato già il meno tre minuti alla ripresa del gioco, allora possiamo rivedere un attimo i tabellini, posso darveli ora magari in ordine di, di marcatori. Ehm, allora per il CUS Nicola Fuoco 13, Stefano Fuoco 11, quindi i fratelli Fuoco hanno segnato metà dei punti del CUS, 24 su 48. <coughs> Poi ci sono 7 di Ferraro 6 di Dufour, 5 di Zavaglio 4 di Pampuro 2 di Costa Curta in campo Ardita ci sono ben tre ragazzi con 5 punti e sono Lotti, Carena e Ferrari e ce ne sono altri 5 con 2 punti a testa che sono Mancini Strocchio mh, Ferraris, Pietronave dall'Orso 48 a 25. Ripeto il punteggio dopo i primi due quarti. Il primo quarto si era chiuso sul 21-11 per il Cus. Il secondo 48-25, quindi vinto dal Cus eh, 27 a 14 più 13, e nel secondo quarto più 10, nel primo, questo. Eh, l'andamento ripeto nel primo quarto quasi tutto questo vantaggio di 10 punti per il cus è arrivato nel, decisamente nella seconda metà eh, più particolare negli ultimi minuti e eh, ben tre punti proprio sulla sirena del primo quarto eh, per cus vi ho detto di, di Bedini fermo in panchina mangione è rientrato bene eh, con una stoppata non ha segnato ancora per ardita ci sono delle assenze eccellenti sicuramente valerio visca ragazzo di sicuro impatto sulla gara non è della partita coach chiesa non lo può utilizzare già da qualche settimana vedremo questa seconda metà di gara se i bianconeri oggi maglia praticamente nera per l'ardita eh, potranno rosicchiare qualcosa rimettere qualcosa in discussione del, del punteggio chiaramente non è la partita che, su cui Coach Chiesa fa conto per puntare a portare a casa dei punti che valgono per la salvezza sono ovviamente altre le gare che l'Ardita deve cercare assolutamente di vincere però per il morale anche per tenere alto il morale dopo la vittoria con Vado è importante penso anche fare bene qui e allora è ripartita la gara con la rimessa a Cussina e questa. Curta che va a concludere col gancio destro corto, rimbalzo di Ferrari Cus in campo con Mangione, Dufour, eh, Nicola Vallefuoco, Zavaglio e eh, Costa Curta appunto che ha tirato. Ardita con Pietronave, Carena che finge di tirare adesso, Ferrari che attacca di destro, Strocchio e Dall'Orso. Porta la palla dall'altra parte dopo l'errore di Ferrari, Dufour, palla per Mangione, si va a sinistra da Costa Curta, si torna da lui. Il movimento di Costa Curta che è poi al momento di concludere il sinistro non trova la misura, allora può correre l'ardita dall'altra parte, ma è già piazzata la difesa del Cusco con quattro già rientrati a impedire la penetrazione di Carena. Allora si gioca muovendo la palla, ora Ferrari palleggia con Costa Curta, porta molto fuori Costa Curta, Costa Curta esce anche per impedire a Pietro Nave, ma non riesce più di tanto perché poi Pietro Nave si alza dalla punta e segna i primi due punti di questo terzo quarto Alessandro Pietronave, il miglior marcatore se non vado errato dell'Ardita in questo campionato sinora. Conclusione dalla distanza, non va rimessa per l'Ardita, nulla di fatto nell'attacco del CUS, l Ardita sul meno 21 può attaccare, c'è un po' di pressing bianco rosso adesso. Carena trova Ferrari, sempre in questo angolo Ferrari in caso di pressing. Si alza ancora Pietronave, ancora Pietronave, va a bersaglio. Molto efficace in questo inizio di terzo quarto. Alessandro Pietro, Pietro Nave, quattro punti che si aggiungono ai due segnati nel primo quarto. Palla sott'ora per Costa Curta che è nel traffico trova stavolta la misura corretta. Segna altri due punti per il Cus. 50-29. Ora ruba palla Nicola Vallefuoco dall'orso. Il contropiede Dufour deve dare indietro a Zavaglio. Segna Zavaglio e quasi aveva sprecato il contropiede Cus. Dufour invece ha trovato il passaggio al compagno. A rimorchio, tanto palla dentro per Strocchi. E non arriva perché la ferma Mangione si va dall'altra parte e stavolta Nicola Vallefuoco liberato da Dufour due assist in due azioni per Dufour prima per, per Zavaglio e poi per Nicola Vallefuoco e il Cus eh, allunga ulteriormente di nuovo sul più 25 dalla lunghissima Ferrari Ferro e Tabellone dicono no rimbalzo di Dufour per Zavaglio che corre evita in slalom i difensori poi la palla arriva a Dufour che si alza dall'arco. È in busta. È segnato solo dall'arco Dufour in questa partita, signora. Tre triple per lui. 9 punti. E più 28 per il Cus. 57-29. Nuovo massimo vantaggio a palla sotto attacco di Dall'Orso. beffato fatto dalla palla che gira sul ferro. Può attaccare di nuovo il cus per a uh, questo punto andare verso il trentello di scarto, ci pensa Zavaglio subito a tirare, non va però, rimbalza lì dall'orso, attacca Pietro nave si ferma, cambia lato dall'orso, arriva Ferrari, fuori da dire tre punti, dietro schiena per strocchio, strocchio Bagione non interviene, strocchio segna altri due punti difesa diciamo permissiva di Marcello Maggiore in questo caso e eh. ne ha approfittato Strocchio per il 57-31 attacca Nicola Valle a fuoco riesce a tenere palla era quasi sfuggita Eurostep di Dufour poi c'è un contatto il fallo di Pietro Nave credo esatto eh, che ha avuto anche la peggio perché il contatto con Dufour lo ha lasciato zoppicante in mezzo al campo ora accompagnato da Strocchio Esce dal campo. Pietro Neave una dura, diciamo, in un termine strettamente tecnico. Contatto molto duro. Eh, L'Eurostati di Ufur non ha portato i punti, ma lo porta in lunetta. Sbaglia il primo. Sbaglia anche a secondo Dufour. Evidentemente il fallo è stato considerato anche antisportivo quello di Pietro Nave. che si riprende con una rimessa laterale per Nicola Valefuoco. Zavaglio Mangione. Mangione ha pensato al tiro dall'arco. Poi ha attaccato. Ha perso palla però. Cercando di darlo a compagno. Allora Carena dall'altra parte. La recupera. Serve Strocchio che va a rimorchio corto. Ma rimbalzo proprio di Carena, Ferrari. Fallo di Zavaglio, terzo fallo di Zavaglio. Se non erro esatto. Tanto cambio è uscito. Carena ed è rientrato Cevasco. Che riceve, che riceve da Ferrari la rimessa strocchio Ferrari dall'arco lungo rimbalzo di marca bianco rossa Zavaglio stavolta Mangione da 3-2, 3-2 e mezzo non va comunque Nicola Vallefuoco aveva pestato la riga Mangione correttamente segnalato dall'arbitro Cevasco arriva il rimorchio di Ferrari che si prende la bomba stavolta la mette Ferrari tre punti per lui e sono 8 57 a 34 più 23 Cus Dufour fronteggiato da Ferrari rolla Costa Curta che poi scarica per Mangione lungo il tentativo dall'arco di Mangione ci pensa ancora Dufour, anche lungo, anche il suo. Do triplo cambio pronto per il Cus, anche un cambio per uh, l'Ardita, vedremo poi chi entra. Intanto dall'Orso palleggia, si va dall'altra parte per Mancini, Ferrari, cambio di lato ancora. Palla sotto per Strocchio, che riesce a tenerla, riesce a darla da terra a Mancini. Mancini deposita due punti. Con, eh, buona consistenza, Strocchi ha tenuto a palla. È riuscito a darla al compagno. Intanto Zavaglio e in Slalom poi scarica fuori per Dufour, eh, Dufour sporca sul tabellino con due punti non dall'arco. Quindi va a quota 11, sporca per modo di dire, ovviamente. C'è cioè Vasco, tira dalla punta, non segna. Mangione, palleggia, fallo di Mancini e c'è il cambio che vi avevo preannunciato. Va bene, vediamo chi c'è in campo. Per cui, si fa prima dire chi c'è in campo in questo momento. C'è Zavaglio, Stefano Vallefuoco che va in lunetta, Pampuro, Ferraro e costa curta questo direi che era un tiro libero per un tecnico non ho visto combinato chi perfetto allora Stefano Vallefoco sbaglia comunque questo libero solitario si riparte con la rimessa quando mancano 3 minuti e 18 comunque Cus è in completo controllo sul più 23 59-36, come credo, possiate vedere nelle immagini per la dita ci sono in campo dall'orso. Ferrari c'è Vasco. Eh, Patti che esce ora sulla tripla di Ferraro, che però <coughs> la mette, c'è ancora da dire Mancini. Tripla anche di Ferraro quindi 62-36, dall'altra parte Ferrari non segna. Alla stessa, anzi, da più lontano, può tornare in attacco. Il Cus Zavaglio chiede ai compagni in movimento, è costa curta che si prende. È questo tiro dal mezz'angolo che vale altri due punti per lui. E allora, 2-28 da giocare. Cevasco dall'orso, tocco dell'ardita che libera Cevasco che si gira e tira. Non trova la retina. Allora corre Stefano Valefuoco, Zavaglio, Zavaglio ancora a centroarea, va a cercare l'appoggio di sinistro. Pampuro la rimbalza verso il centro del campo, dove però arriva per primo Patti. Patti attacca il ferro, poi trova Costa Curta. Si ferma, fa male perché evidentemente muove il perno, e per l'arbitro Mariani è un'infrazione di passi. Altro cambio in campo Ordita, ritorna in campo Strocchi, esce Ferrari, in campo Cus, esce Zavaglio e c'è Bianco di nuovo nel quintetto sul parquet attacco bianco-rosso proprio con bianco che palleggia di sinistra. sale Pampuro poi quasi ruba palla Mancini la recupera Ferraro attacca bianco va nell'angolo da Costa Curta non va la triple Costa Curta rimbalzo catturato da Strocchio quindi può ripartire l'ardita dall'orso. Serve Cevasco. Cevasco corre palleggiando di sinistra. Ora si deve fermare. Trova strocchio in mezzo all'area. Dietro di sé questa curta. Deve trovare lo spazio per tirare. Ci prova lo stoppa Questa curta il rimbalzo però Teppauti di Mancini. Può ancora attaccare l'ardita. Mancano però tre secondi. Deve concludere. Cevasco deve alzarsi. Non ce la fa. <coughs> non sente non sente il conteggio alla rovescia che arriva dalla panchina e non riesce a concludere prima che scada il tempo dei 24 secondi e allora eh, il Cusca può attaccare di nuovo sul eh, più 28 64-36 palla per Pampuro Bianco vede Ferraro in area Ferraro ha fissato il canestro poi scarica per Stefano Vallefuoco palleggia però sui piedi di Cevasco che gli ruba palla, serve dall'orso e sul contrasto sbaglia. Dall'orso, c'è cioè il mazzo di Cervasco. Dall'orso, corregge il primo tentativo con questo jumper che vale due punti. Per lui, e raddoppia il suo fatturato in questa partita. La 2 a 4. Attacca dritto per dritto. Stefano Vallefuoco sul contatto. Riesce a segnare, non c'è fallo però sono due punti ancora per il Custino, di nuovo più 28, si alza Pietronave, prende solo il ferro. Stefano Vallefuoco rallenta, ci sono 13 secondi, un solo tiro, dicono dalla panchina bianco -rossa. Anche sul più 28 si guarda a questi dettagli. Attacca Stefano Vallefuoco, gli... confezionano la trappola Mancini e Cevasco. Perde palla il Cus perché la freccia è a favore dell'ardita quindi l'ultimo tiro potrebbe essere dei bianconeri perché mancano ancora tre secondi e mezzo sul cronometro eh, Cevasco per Dall'Orso, Dall'Orso non ha molto tempo, riesce a concludere trova anche un doppio ferro che diciamo che lo beffa un po', sarebbe stato davvero un, un tiro eh, eccezionale poteva valere il meno 25 e invece si va all'ultimo intervallo sul più 28 per il Cus 66 a 38 direi che la partita è ampiamente indirizzata sul più 28 Cus che non ha ampliato di molto il vantaggio ma comunque ha aggiunto altri 5 punti al divario che c'era a metà gara portandosi appunto sul più 28 che è un Intanto mi arriva notizia del risultato di Ospedaletti, dove Peglia ha vinto 78-68. Buona vittoria per i ragazzi di Coach Costa. Si ferma diciamo, la, la striscia di Ospedaletti che, che non, non riesce a decollare quest'anno e rimane impelagato là in fondo con soli quattro punti. Torniamo alla partita di qui perché c'è ancora da vedere l'ultimo quarto in cui credo che ci sia poco da dire. Intanto è stata effettuata la rimessa, ma c'è qualche problema con il cronometro dei 24 secondi. Credo che si ripartirà. Quindi, effettuata ora la rimessa valida attacca il Cus con uh, Stefano Vallefuoco, Bianco, Ferraro, Pampuro, Nicola Vallefuoco in campo. Squadra ampiamente under, sono 3.99. Nicola Vallefuoco, il momento di passare. Eh, protesta Mancini, secondo lui aveva commesso infrazione di passi, invece fischiato fallo per Mancini. Su Nicola Vallefuoco, sarà rimessa effetto a Pampuro per Stefano Vallefuoco, secondo fallo di Mancini Bianco è davanti a se è entrato adesso Frigerio con il numero 7 per l'Ardita si alza Stefano Vallefuoco, non trova il ferro il canestro trova solo secondo ferro rimbalzo Ardita Carena si sviluppa l'azione con Frigerio che palleggia di sinistro Frigerio appena entrato, classe 99 anche lui attacca. Carena in mezzo all'area, trova una stoppata sul passaggio, deve attaccare Patti, trova spazio, riesce a concludere. Rimbalzo sull'errore, però è di bianco. Può correre ancora il Cus Pampuro. Riesce ad alzare la palla verso il ferro, ma non, non trova l'angolo giusto. Pampuro sarebbe stato un gran canestro, ma doveva dare anche un giro. Particolare al pallone per trovare l'angolo, non ci è riuscito. L Azione. Comunque, ancora l'attacco per il Cus sulla rimessa con 8,48 da giocare. Palla sotto per Nicola Vallefuoco, stringono in due. Fischiato fallo. Il fallo è di Patti e allora andrà in lunetta Nicola Vallefuoco con 8,44 da giocare. Sbaglia Nicola Vallefuoco. Il primo libero. E sbaglia anche il secondo. Molti errori per il CUS, eh, diciamo punteggio già acquisito ampiamente, però sicuramente percentuali rivedibili da, dalla lunetta. Ruba palla Nicola Vallefuoco ovviamente non è neanche necessario per il CUS segnare con eh, troppa precisione dalla lunetta, però sbaglia ora. Bianco, Ferraro non riesce a concludere bene nei contatti. Sotto canestro si alza già di Patti. Due punti per Patti. Primo canestro di questa ultima frazione, lo segna quindi l'ardita 66-40. Recupera qualcosina, sono comunque 26 punti, e poi. Cercando di fermare l'aggiramento di Pampuro, commette il terzo fallo. Mancini esce, entra De Marte al suo posto, sarà rimessa per il cusso con Pampuro. Che serve Stefano Vallefuoco davanti a sé. Carena esce Bianco, riceve. è Rimasto imbottigliato il difensore Frigerio. Bianco ha lo spazio per tirare dall'arco. La bomba che vale e suoi primi tre punti della gara, vale anche il più 29 cus. Altro massimo vantaggio, ruba intanto palla Stefano Vallefuoco. Trova Ferraro che però tira corto e allora può correre dall'altra parte. L'ardita, Carena Strocchio si libera di Stefano Vallefuoco, ma torna Ferraro, lo stoppa. Arriva però Patti e conclude però pregevole l'azione di. Di Ferraro che era arrivato in chase down da lontano e ha trovato la stoppata poi Patti ha concluso segnando palla recuperata ora va a tirare Ferraro commette fallo ancora Frigerio e allora va in lunetta Ferraro Sul 69-42 segna Ferraro sbaglia il secondo, però la rimessa è il rimbalzo dell'Ardita quindi un solo punto per uh, Davide Ferraro. Attacco dell'Ardita ha liberato Frigerio, torna Ferraro, gli impedisce di concludere. Deve tirare ora l'ardita, mancano tre secondi. De Marte, scarico per Patti. Buono il tiro, corto però. Rimbalzo di strocchio. Fallo di, credo di Stefano Vallefuoco che cercava la palla. Esattamente. Eh, però ha colpito anche la mano. Secondo fallo per Stefano Vallefuoco. La situazione falli direi abbastanza tranquilla, non ci sono giocatori a rischio. Massimo tre falli bella palla sotto di Carina per Strocchio palla veloce che Strocchio però non riesce a trattenere e allora sarà rimessa per il Cus sotto il proprio canestro il Cus può ripartire sul più 28 70-42, 16-9 da giocare servito Pampuro Pampuro palleggia da Nicola Vallefuoco davanti a sé patti lo evita, infila la bomba. Nicola Vallefuoco, vale il massimo vantaggio più 31 Intanto è stato commesso fallo da Stefano Vallefuoco. Sto cercando di collegare il caricatore del cellulare, se vedete un po' di problemi. Ok bello della diretta intanto Carena dall'altra parte tripla di Carena la seconda della gara quasi ruba palla l'ardita recupera Pampuro Nicola Vallefuoco per Stefano non va il tiro Nicola Vallefuoco Bianco ancora dall'arco sbaglia Stefano Vallefuoco correggia canestro Più 30 75 65-45. Si va dall'altra parte. Siamo a metà della ultima frazione. Direi che. Strocchio si muove bene. Conclude a canestro e realizza. Solido strocchio in questa partita. Ha segnato varie volte con movimenti. Sotto Canestro, ora un bel gancio di Pampuro che alza la palla sul primo tempo e toglie il tempo al difensore per il nuovo più 30. Strocchio va a sinistra del suo attacco per Frigerio, riceve palla ancora. Strocchio si appoggia su di lui l'ardita e trova altri due punti. Strocchio, sono già otto per lui. Buon bottino. Nicola Vallefuoco fuoco per Pampuro, Pampuro dall'arco sbaglia e corregge il compagno Ferraro prendendo il rimbalzo appoggiando a tabellone. Il nuovo P30 Cus, 79-49, 4 minuti esatti da giocare ancora in questa partita che diciamo ha poco da dire dal punto di vista del risultato, vedremo forse qualche... Ragazzo, mettersi in luce in questa, questa finale. Intanto, fallo di Nicola Vallefuoco che esce e fa rientrare Mangione, questo under che ha bisogno di minuti. Esce Patti ed entra col numero 15, Mancini. Palla nell'angolo per Carena, buona la tripla, ma non, non va a segno allora corre dall'altra parte Stefano Vallefuoco al rimorchio di Ferraro il canestro di Ferraro anche Ferraro rimpingue il suo bottino più 32 Cus ora gira la palla all'ardita De Marte attacca trova la conclusione ma il rimbalzo è Cusino Stefano Vallefuoco gira il difensore in Eurostep altri due punti per lui 83 49 34 I punti di vantaggio Mancini si crea il tiro dal palleggio su Bianco lancio lungo di Stefano Vallefoco per Ferraro che però aspetta i compagni arriva Bianco Mangione scambia con Stefano Vallefuoco, rimane Stefano Vallefuoco, aspetta un momento di compagni, Mangione riceve Pampuro che ricciola a centro area, trova Ferraro che è liberato sotto canestro, si era poi chiuso da solo sotto il canestro ma ha trovato il fallo di Mancini direi. Ecco, Mancini è l'unico giocatore direi con, con quattro falli. Sbaglia intanto Ferraro il primo libero, tanto per confermare i problemi dalla lunetta. Segna il secondo. 84-49 per il CUS, partita ampiamente in saccoccia per i ragazzi di casa che ora rubano anche palla in difesa. Partita direi finita probabilmente nella seconda frazione. Ora attacca bianco di sinistro. Arriva sino al ferro Matteo Bianco, altri due punti per lui e sono cinque. Intanto si va a sinistra da Mancini. Si è preso la tripla, non l'ha segnata. Corre Bianco, inseguito da De Marte, evita carena. Serve Stefano Vallefuoco, bella azione di contropiede del Cus, finalizzata da Stefano Vallefuoco. 88-49, palla troppo lunga ora per De Marte, sfugge la palla al numero 32 dell'Ardita e sarà rimessa dal fondo per il CUS, intanto rientra Lotti ed esce Carena, sempre applaudito eh, anche in virtù del fatto che, vi ricordo, parliamo di ragazzo 2001 ed è il più giovane in campo oggi. Eh, Cus è riuscito a tenere e credo che resterà a questo punto con la sopramaglia Beredini. Intanto perde palla Stefano Vallefuoco. E eh, proprio De Marte va a depositare i primi due punti della sua gara. Quando manca un minuto e 29 stiamo naturalmente assistendo al, all'epilogo numerico, diciamo, di co cose che sono già ampiamente decise corre dall'altra parte Lotti che ha recuperato palla su Ferraro si alza subito ferro tabellone la palla schizza fuori c'è stato un attimo di dubbio ma poi rimessa per il Cus la rimessa di Bianco per Stefano Vallefuoco il Cus ha fatto giocare tutti gli effettivi tranne Bedini tutti gli effettivi in campo anche per l'Ardito palla sotto per Ferraro, si alza Bianco, realizza Bianco, ancora, e sono altri tre punti per lui che valgono 8 sul tabellino, 91-51, il più 40 Cus, ora sta diventando punitivo il punteggio, Pampuro, Stefano Vallefuoco, servito Ferraro che scarica fuori per Mangione, Mangione a zero ancora, però ovviamente positivo il fatto di rivederlo in campo. Scivola Stefano Valefuoco, si rialza. Palla per Bianco che sbaglia stavolta dall'arco. Il rimbalzo di Ferraro che lotta con due difensori. La fine fa carambolare la palla su De Marte, ottiene la rimessa. 19 secondi e 8. Se volete buttare la pasta, potete buttarla. Diciamo che. Se la buttavate 5 minuti fa ora forse era pronta. Palla nell'angolo per Pampuro, Bianco. E scadono i 24 secondi sulla tripla che non segna purtroppo per lui. Ferraro: nulla, 40 punti di vantaggio per il Cus. Ultima azione che sarà dell'ardita, credo che non, non tirerà neanche Lotti. Finisce così. 91 a 51 e vittoria direi indiscutibile dei ragazzi di Passolina e Taverna. Ci ha provato di fatto con convinzione solo nel primo quarto l'Ardita, davvero ha tenuto palla, poi c'è da dire che non ha trovato grandi percentuali da lì in poi. E... Una squadra favorita diciamo dalla, dalla, dal pronostico, spesso è uno dei fattori importanti quando il, la squadra che sarebbe sfavorita riesce però a trovare delle conclusioni, magari dall'arco, comunque ad avere percentuali alte, tiene viva la partita. Non è stato così. Il Cus è andato via è in progressione. Secondo, quarto più 23, terzo, quarto più 26, finale garbage, ovviamente, con Cus che ha guadagnato altri 14 punti di scarto, che fanno statistica, non cambiano nulla. La vittoria del Cus era già vittoria probabilmente 20 minuti di gioco fa chiude così eh, la partita di esordio del 2019 la squadra di pansolina taverna sale a quota 18 riavvicina le spezzine che una non gioca l'altra non so ancora cosa abbia fatto a vado vedremo poi di dare anche questo questo dato mentre parlo posso cercare di darvi qualche ragguaglio sui punti se se avete la pazienza di aspettare ancora un attimo, altrimenti poi ovviamente li scriverò nella, nella pagina con il tabellino completo, eh, salvo sempre, salvo errori ovviamente, perché ho dovuto anche fare qualche operazione al volo senza, senza rete, diciamo. Allora, in campo Cossino vedo 21 punti di Stefano Vallefuoco, 8 punti di Matteo Bianco, 4 punti di Pampu 6, scusate, 6 punti di Tommaso Pampuro, <coughs> eh, Marco Lufura. Anche lui è risparmiato alla grande perché chiude con 11 e non ha giocato nell'ultima frazione. 6 punti di Costa Curta, sono 15 quelli di Nicola Vallefuoco. Uh, niente per Bedini che non è proprio NE oggi, uh, poi abbiamo Zavaglio con uh, 8, eh, scusate, 7 e um, 16 punti di Davide Ferraro che è addirittura il secondo miglior marcatore della squadra cussina. per l'Ardita. Il conteggio è purtroppo per i bianconeri più semplice perché. Chiaramente ci sono molti meno punti di cui rendere conto, allora 4 punti di Mancini, 8 punti di Strocchio. Poi 2 punti per De Marte, 5 punti per Lotti. Cevasco chiude con 0. Eh, Carena ha 8 punti. 4 punti per Patti. Ferraris resta a quota 2, eh, 8 punti per Ferrari. Eh, Pietro Nave 6 e dall'Orso 4 salvo errori ovviamente e allora per questo turno della C-Silver da Genova dal derby di Genova direi che è tutto vi ricordo il risultato finale della partita 91 Cus 51 Ardita Ardita resta a quota 2 eh, Cus sale a 18 Vedremo ora i risultati degli altri. Intanto, stanno già scendendo in campo i giocatori della partita successiva che è la partita di regionale tra Scat, sportiva Scat, praticamente ragazzi del CUS e Cogoleto. E vi esorto a restare eh, collegati, perché io vi eh, trasmetterò in diretta, ricollegandomi più tardi anche questa partita. Allora, intanto vi ringrazio per aver seguito questa partita di C Silver. Buona serata a tutti. E seguite il Basket Ligure e magari anche la serie di tra poco. Sempre qui su Super Basketball: la passione, solo la passione. A dopo.